Eccoci con la Toyota Auris Hybrid, una novità perché è la prima auto compatta, ibrida, con una carrozzeria da auto normale, perché come sappiamo le altre hanno una carrozzeria aerodinamica anche per permettere dei consumi inferiori in autostrada. Debutta questa Auris invece con la carrozzeria della versione normale, un'auto alternativa alle diesel, un'auto che lascia la coscienza pulita e che adesso vediamo, nei primi chilometri può andare anche elettricamente, adesso ci avviamo e vediamo come va su strada. Ecco, come vedete, quando siamo partiti andava col motore squisitamente elettrico. Su strada si guida con molto piacere questa Toyota Auris Hybrid. D'altronde è una delle prime vetture al mondo con combustione ibrida e un aspetto da berlina normale, una due volumi da famiglia in tutto e per tutto. La vettura ha un motore, come dicevamo, un motore elettrico che si aggiunge a quello normale a benzina 1.8 per una potenza totale di 136 cavalli. È molto piacevole da guidare, come dicevamo, è veramente morbida, il cambio CVT è un cambio a variazione continua, quello senza marcia, è una marcia unica con un sistema di cinghie come i motorini sostanzialmente, quindi non occorre cambiare marcia se non in alcuni casi schiacciando a fondo l'acceleratore si ha la funzione kickdown. Comunque è un cambio molto morbido che fa procedere tranquilli. Questa vettura in città e in alcuni tratti di 3 o 4 km può viaggiare anche a propulsione esclusivamente elettrica, quindi a inquinamento assolutamente zero. Mentre su strada, in questo caso rallentando vicino alle curve, ricarica le batterie e il motore elettrico invece interviene quando occorre una ripresa più vigorosa, quindi in aggiunta a quello a benzina. La tenuta di strada è ottima, ma non è un'auto che richiede particolari doti sportive, quindi insomma l'andatura è quella che è per fare percorrenze di 25 km con un litro e oltre che permette guidando da buon padre di famiglia. Insomma, un'auto veramente notevole che mette a posto con la coscienza ecologica e che ha un prezzo, come vedremo, molto competitivo rispetto a vetture diesel, cui può essere un'ottima alternativa. Poi c'è anche quello sfizio di sentirsi su un'auto moderna, attuale. Ora siamo tornati dopo il nostro giro di prova e anche questa salita ha utilizzato il motore termico a benzina. Se avesse avuto bisogno di una maggiore potenza, il motore elettrico avrebbe dato quello spunto in più che permette prestazioni brillanti. Abbiamo dunque visto quanto sia piacevole guidare questa Auris ibrida su strada e quanto sia silenziosa. Adesso a Massimo Gargano, amministratore delegato di Toyota Italia, chiediamo in che fascia di prezzo si collocherà e qual è il suo punto di forza come alternativa a una diesel tradizionale. Per quanto riguarda Auris parliamo di una proposta per un prodotto già molto completo intorno ai 22.000 euro, quindi nel cuore del segmento C per, relativamente ai motori diesel ecologici o ad alta performance. Per quanto riguarda le aspettative sono quelle di riuscire a portare avanti il nostro discorso uscendo dal territorio specifico della Prius, andando quindi a offrire nei prodotti di volume anche tutta la tecnologia ibrida, cominciando da Auris nel segmento C e poi a seguire nei prossimi anni con tutti gli altri prodotti di volume. Sicuramente il punto di forza di questa proposta è, a differenza di Prius, è che pur condividendo la tecnologia e quindi la capacità di ridurre senza compromettere le performance, le emissioni, i consumi, e per emissioni non parlo solo di CO2 ma parlo di tutte le altre emissioni, riducendole, addirittura escludendole, tipo il particolato, ma dall'altra parte rimanendo all'interno di un pacchetto, chiamiamo così, di un'offerta, di un prodotto che dal punto di vista estetico e di caratteristiche fisiche e strutturali sia pienamente centrato con le aspettative del cliente del segmento C.